Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video preferiti del mese di novembre che si è appena concluso. Io sono molto felice perché l'autunno è una delle mie stagioni preferite insieme poi all'inverno, quindi non lo so, questo mese sono stata proprio felice e sono successe soprattutto un sacco di cose, quindi seguite tutto il video fino alla fine per scoprire tutti gli eventi di questo mese. Come sempre partiamo con le canzoni preferite, che sono un pochino. La prima è di Giorgia e si chiama Oro Nero. Vi giuro che mi sono totalmente e follemente innamorata di questa canzone. Io adoro Giorgia, adoro Elisa, cioè adoro le cantanti italiane, femmine in generale, ma loro due sono proprio il top. E ve la faccio sentire. Questa qua ve l'avrò fatta sentire almeno in due o tre vlog perché proprio la stramo. Poi dovete sapere, e non ve l'ho mai detto, io sono una fan accanita dei Green Day. E infatti ultimamente ho riscoperto la canzone che mi piace più di tutte in assoluto. Cioè io penso che dovrebbe entrare, non lo so, nelle canzoni belle del mondo. E si chiama Wake Me Up When September Ends. E ve la faccio sentire. Quindi questa io non lo so, innamorata follemente. Poi andatevi a vedere il video di questa canzone perché è troppo top, cioè non saprei come altro spiegarvelo. E poi c'è un'altra canzone che ho praticamente riscoperto perché era sull'altro album delle canzoni ed è di Justin Bieber, rimanendo in tema visto che da poco ha fatto i concerti a Bologna. Si chiama As Long As You Love Me, che è la mia preferita sua. Io adoro follemente. E vi faccio sentire l'ultima che ho appena visto e mi sono appena tipo accesa la lampadina, che dovete sapere che è la mia preferita delle Little Mix di tutti i tempi e infatti anche la loro prima canzone in assoluto inedita, e si chiama Cannonball. E niente, quindi queste erano le mie canzoni, avrete letto sicuramente i titoli sotto. Poi film barra telefilm del mese. Inizio con il telefilm questa volta perché ho scoperto questa serie che in realtà già conoscevo perché già l'avevo sentita da altre persone, insomma sapevo più o meno di cosa trattava e i personaggi, però non l'avevo mai vista. Sinceramente mi chiedo ancora adesso perché io non l'abbia mai fatto, perché sto parlando di Scream Queens. Comunque è una serie un po' cazzarona, cioè non saprei come altro spiegarla, perché più che altro è incentrata tutto su un unico argomento e tu devi seguire questa serie per capire poi alla fine di risolvere tutto quanto quello che hai visto nelle puntate. E per ora c'è sia la prima che è finita, è cominciata la seconda stagione e più o meno credo sia arrivato al sesto, settimo episodio, una cosa del genere. Naturalmente già li ho visti tutti e devo dire che mi piace abbastanza, perché nonostante magari ripeta alcune cose, fanno vivere il tutto come una cosa sempre nuova. Io sto cercando naturalmente di parlarvi senza spoiler o cose del genere, quindi cercate di capirmi. Insomma, me ne sono letteralmente innamorata. Tra l'altro, visto che mi chiedete sempre su che sito guardo le serie TV, e visto che c'è stato un problema un po' con i siti streaming in generale questo periodo, però il sito Guarda Serie, che vi linko qua sotto se lo volete andare a vedere, ha tutte o quasi tutte le serie TV che potete trovare, quindi io per ora ho sempre trovato tutte quelle che volevo guardare, quindi naturalmente il
resto delle serie TV sono le stesse, e in più era iniziato l'amore della mia vita, cioè Teen Wolf. Se dovete sapere, mi è passato sopra tutte le serie TV che ho sempre visto e sta diventando una delle mie preferite perché mi piacciono i personaggi, e la mia preferita, vabbè, è Lydia naturalmente, che ve lo dico a fare, però, e su questo dovete iniziarla a vedere perché insomma se no non mi capireste, diciamo che questa stagione ha cominciato un po' con il piede sbagliato, perché uno dei miei personaggi, diciamo, che è stato un po' cancellato poi insomma se vedete la serie sapete a cosa mi riferisco. Quindi sono felicissima che sia ricominciato Teen Wolf. Poi altra domanda, profumo del mese, che è questo qui che ho accidentalmente ritrovato nella borsa di palestra e me ne sono rinnamorata, e infatti l'ho ricomprato. Questo qua è la boccettina ancora vecchia, poi ne ho un'altra nuova, ed è Tesori d'Oriente, che tra l'altro se andate tipo acqua e sapone, questi negozi un po' così di profumeria, cose per la casa eccetera, questo qua costa una cavolata, costa tipo 3,90 euro, e questo qua che è il mio preferito, e vi giuro che mi dura tantissimo sulla pelle, nonostante sappiate che io ho dei problemi per quanto riguarda la durata del profumo sul mio tipo di pelle. Poi scarpe del mese, in realtà ne avrei da farvene vedere due, ma vi faccio vedere la scarpa principale che ho utilizzato, perché comunque è stato anche un nuovo acquisto molto 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 recente, quindi mi sono soffermata molto su questo paio in particolare, che ho comprato anche con voi in un vlog, e sto parlando delle Tuc, che vabbè, le Tuc è la marca, però il modello si chiama Creepers ed è questo qua. Avevo le Creepers, anche se andate a vedere il video delle scarpe, le avevo nere, le avevo viola, ma non erano mai originali, quindi si andavano a rovinare sempre, e alla fine dopo svariati anni mi sono resa conto di dover comprare per forza le originali, e non mi sono pentita neanche mezzo secondo, perché sono le scarpe più belle della mia vita, cioè dopo le Dr. Martens e gli UGG, ma comunque sia sono fantastiche. Che secondo me starò bene con i jeans, con un look un po' grunge, underground, insomma bellissime. Costano un pochino perché l'ho pagate 115, e per chi fosse di Roma e fosse interessato lo trovate sia a Roma al negozio Bad Angels, sia al centro alla seconda traversa dell'inizio di via del Corso da Piazza del Popolo. Praticamente ci sono due negozi vicini di cose gotiche e cose del genere. Eccoli, trovate anche altri modelli, non solo queste qua. Per il prodotto beauty del mese ne ho da farvene vedere un bel po'. Intanto scusate se mi tocco i capelli, ma oggi sono proprio indecenti, poi sono diventati questo rosa confetto. Comunque, parto con quattro cose della Colourpop, perché questo marchio adesso che spedisce in Italia mi ha incuriosito. Io già l'avevo provata, le tinte e tutto quanto, ma mi sono resa conto che la qualità e la durata cambia da colore a colore, anche se è lo stesso modello di tinta. In questo caso io ve ne ho portate due, che sono le Ultra Matte, e sono due delle mie preferite. Questo rosso è quello che mi vedete adesso, che tra l'altro si chiama Creeper, quindi come può non cascare a fagiolo, ed è un rosso bellissimo. Io non ho una tinta rossa, a parte il rossetto liquido di Mulac, ma è un rossetto liquido, non è una tinta. Questa qua proprio io sono innamorata, non mi vedete mai con il rosso, perché sinceramente avendo le labbra già abbastanza carnose, grosse, non mi sento mai di usare il rosso. Però ultimamente, non lo so, arrivano le feste, Natale eccetera, mi sono detta perché non comprare una tinta rossa, e quindi per 6 dollari sinceramente l'ho comprata. E l'altra tinta che mi piace da morire è questa qui, che si chiama Viper, ed è questo color mauve, un rosa antico violetto, bellissimo per tutti i giorni, secondo me è spaziale, cioè non ho parole. Anche questa sempre 6 dollari. E poi ho da farvi vedere altri due prodotti che ho utilizzato sempre nel trucco di oggi. Uno è l'ombretto, che è questo qua piccolino, che si chiama Millionaire, ed è questo colore qua, cioè guardate solo quanto riflette la luce. E poi la particolarità di questi prodotti in pot della Colourpop, questo ad esempio è un illuminante, questo è l'ombretto, che appena li toccate hanno una consistenza simil bagnaticcio, però comunque è asciutta, però è proprio la texture che hanno, ed è bellissima secondo me. È questo che ho oggi su, adesso sempre con gli occhiali c'è il problema che non si vede mai. Comunque questo qui, e l'illuminante è quello che ho usato di più, si chiama Lunch Money, ed è questo color champagne molto bello, ed è quello che io sto usando praticamente tutti i giorni,
perché, cioè, non so quanto potete notarlo, ma dà una luce pazzesca e io questo qua l'ho applicato col dito perché dà proprio un altro effetto. E infatti di illuminanti dal sito Colourpop ne ho presi 3, mi sto trovando da Dio. Poi volevo aggiungervi nei prodotti beauty anche le candele della Jewel Candle, perché sapete che collaboro con questo marchio da un po' di tempo e ogni volta che comunque ci sono delle festività in arrivo mi mandano le candele della festività, in questo caso il Natale, e volevo farvi vedere cosa ho trovato perché sono proprio entusiasta. Allora, innanzitutto parliamo delle candele. Allora, una è questa qua, che è la Jewel Candle Winter Wonderland, questa qui col pupazzo di neve color burro, cioè secondo me è bellissima. E poi non so se conoscete questo marchio, ma praticamente, come dice proprio il nome Jewel, all'interno della candela trovate un gioiellino che è riportato poi con l'adesivo, quindi in questo caso un anello. Poi dentro insomma vi dice tutto quanto, che potete trovare un gioiello del valore fino a 250 euro. E io personalmente con le cose che ho trovato mi sono sempre trovata molto bene. Questa ha un odore tipo misto borotalco, panni puliti, è spaziale. Non avevo ancora una candela di questo gusto, quindi sono proprio felice. L'altra candela che mi hanno inviato è questa qua. Io intanto gli ho tenuto tutte le stringhette per farvele vedere. Questa qua si chiama Toffee Delight ed è di questo verde, non lo so, kiwi, molto bella. E questa invece ha uno dei classici odori che io adoro follemente perché è super zuccherato, di dolce appena sfornato, buonissimo, proprio di caramella. E questo qua invece si trovava un paio di orecchini. Vi faccio vedere quindi quello che ho trovato, l'ho messa in questa scatolina qua di Pandora. Questo era l'anello che avevo trovato in una vecchia candela, mentre questa volta ho trovato questo anello che starete vedendo un close up e questi paio di orecchini che praticamente così a caso mi sono andati a creare una parure, e quindi non potevo essere più felice perché notare che sono argento e rosa, cioè sono rimasta sconvolta. E in più mi hanno inviato anche quest'altra candela che sinceramente non so se ha il gioiellino anche questa, però è in una confezione nuova. Tra l'altro adesso che parlo vi lascerò una piccola clip che ho girato quando ho tirato fuori il gioiellino dalla candela e quindi vi mostro un po' come si può fare. Andrebbe lasciata scaldare bene la cera per almeno 3-4 ore perché così potete estrarre il gioiello molto più facilmente. E tra l'altro abbiamo un codice sconto, ve lo lascio scritto qui in sovraimpressione giù nell'info box, il 15% di sconto inserendo il codice ILA MAKEUP, quindi semplicissimo, tutto in minuscolo, ed è valido da, insomma, da quando lo volete utilizzare fino a febbraio 2017. Quindi mi raccomando, se volete fare in particolar modo dei regali per Natale, questo secondo me è un'idea pazzesca per tutti gli amanti delle candele. E ringrazio ancora Ilaria e Jewel Candle per questo pacco meraviglioso. Poi passiamo a cover del mese, che è questa qui di Victoria's Secret, in particolare della linea Pink. Fantastica, è comodissima e naturalmente è di silicone, quindi è molto facile da rimuovere. Per quanto riguarda gli eventi, adesso vi dirò dettaglio per dettaglio cosa ho fatto. Il 1° novembre sappiamo tutti che è la festa dei santi, quindi insomma io personalmente non ho festeggiato Halloween quest'anno, però comunque sia è una delle feste che mi piace sempre di più. Il 7 di novembre sono andata a ritirarmi da scuola, se volete saperne di più aprite la scheda e trovate il video. Il 16 novembre ho fatto l'esame teorico per la patente e come sapete, perché vi ho girato anche di questo un video, ve lo lascio sempre nella scheda informazione, ho passato quello finalmente, visto che era la mia seconda volta. Infatti poi il sabato, che era 19, ho fatto la prima guida con l'istruttore e sempre il 19 è stata la festa di mia nonna, che se mi avete seguito su Snap avete visto. Ieri era 26 e se volete vedere cosa ho fatto ieri vi lascio sempre nella scheda informazione il vlog della giornata per sapere cosa ho fatto, perché ho fatto un bel po' di cose. Per quanto riguarda l'applicazione del mese, questo mese voglio invece proporvi un sito che secondo me vi sarà utilissimo alla vita. Naturalmente questo sito ve lo linko qua sotto e ve lo scrivo adesso in sovraimpressione. Si chiama picod.com/it ed è un sito di codici sconto e promozioni per altri siti, quindi da utilizzare poi su altri siti.
che possono essere siti di bellezza, fashion, abbigliamento, moda, come anche altro. Quindi sono sicura che le patite di codici sconto andranno pazze per questo sito e dovevo farvelo conoscere. Vi metterò adesso la schermata così vi faccio vedere un po' come è fatto il sito, tutte le varie intersezioni e insomma tutte le varie cose, così riuscite a capire bene. Praticamente bisognerà entrare nel sito, scegliere il negozio che vi piace e scegliere poi il codice sconto che più vi interessa. Poi bisogna soltanto copiarlo e sarà il sito stesso PicoD a rimandarvi nel sito del negozio online dove poi dovrete usufruire di questo sconto. Naturalmente poi al momento dell'acquisto di quell'oggetto che avete scelto dovrete mettere nel riquadro codice promozionale il codice che avrete preso da PicoD e avrete finalmente lo sconto. Quindi è utilissimo, secondo me, io stessa l'ho utilizzato e mi ci sono trovata benissimo e continuerò ad utilizzarlo. Il video sarebbe terminato qui, ma volevo farvi salutare dalla mia vicina Wendy. Saluto! E si gira sempre verso di me. Eccola qui. Perché oggi questo piccolo esserino fa... Quanti anni fai? Fa 7 anni! Cioè sono 6 anni che stiamo insieme. Perché non l'abbiamo presa quando aveva 2 mesi, quindi a gennaio saranno 7 anni. Però oggi fa 7 anni, è il suo birthday! Facciamogli tutti gli auguri! Immagino già qua sotto riempirete tutti i commenti con gli auguri per Gwenda. E basta, quindi questo è tutto. Spero questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Come sempre scrivetemi qua sotto se avete qualche film, serie TV da consigliarmi. Io sono sempre molto aperta a tutti i vostri consigli. Vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!